Every image you'll see in this game was generated using artificial intelligence. This generation works based on a textual command explaining the AI what should the result look like. These are called prompts. Finishing the game with a specific girl unlocks the prompt used to generate her. Oh, and by the way, this voice was also generated by an AI. Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay è il primo titolo che gli sviluppatori dichiarano essere stato interamente generato da un'intelligenza artificiale. Il gioco di oggi si chiama This Girl Does Not Exist e d'altro non è che un semplice puzzle game fatto con Unity in cui il giocatore simula degli appuntamenti romantici con l'obiettivo di rimorchiare una delle ragazze disponibili. Il gameplay è molto semplice e consiste nel risolvere, come vedete, dei puzzle creati a partire dalle foto dei volti delle ragazze. Se risolti questi puzzle, vi consentiranno di proseguire nell'avventura affrontando rompicapo sempre più complessi. La particolarità di questo titolo è che ogni contenuto che state vedendo, dalle immagini ai racconti delle ragazze fino alla musica, non sono stati creati da una mano umana ma da un computer. Ogni singolo pixel, lettera scritta o suono che vi sto facendo vedere ora. Questo titolo, come vi avevo già anticipato nello scorso video, presenta quindi dei contenuti che sono generati proceduralmente come negli altri giochi di questa rubrica, ma non lo sono a partire dalla semplice matematica come in Inside a Starfield Sky o da modelli prefabbricati da artisti come in No Man's Sky. In questo caso è stata letteralmente una mente in silico a costruire tutto. Voi mi direte allora, a questo punto siamo davvero di fronte ad una rivoluzione nel campo del gaming e dell'arte. Ormai gli artisti umani non servono più. Le macchine domineranno il mondo e ci ruberanno il lavoro. E soprattutto, da dove hanno preso le informazioni per generare queste, fra virgolette, opere d'arte? Lo sviluppatore di queste intelligenze artificiali ha violato il mio copyright. Gli articoli che in questi giorni stanno parlando di questo gioco, e soprattutto di tutte le altre intelligenze artificiali che generano contenuti creativi, hanno più o meno questo tono. Ma quindi c'è ancora spazio per l'uomo in questo mondo post-umano dove le macchine sembra lo abbiano superato anche dal punto di vista della creatività? Beh, questo gioco secondo me è perfetto nel darci la risposta a questa domanda. A mio modesto parere, This Girl Does Not Exist è un gioco di merda. Ogni volta che riascolto questa musichetta mi scende sempre una lacrimuccia pensando a quanta gente è andata via da YouTube e a come è passato il tempo. Oltre alla nostalgia, poi cose come queste mi fanno ricordare quando YouTube era ancora libero e la gente normale che faceva i video dalla propria cameretta intratteneva il pubblico meglio di tanta gente che ora lavora dentro veri e propri studi cinematografici. Ormai in questo web ipocrita e perbenista sembra non ci sia quasi più spazio per noi, ma bando alle ciance. Non ho deciso di fare questo video solo per lamentarmi o pubblicizzare un gioco a mio parere mal pensato. Per iniziare partirei dagli aspetti negativi tecnici di questo titolo, per poi passare, a conseguenza di questi, anche alle ragioni etiche che sono il vero motore di questa mia recensione. Cosa dire di questo titolo? Che è un gioco di merda. Il video potrebbe finire qui, perché a ben guardare questo gioco in realtà non è stato davvero creato da un'intelligenza artificiale, come hanno scritto vari giornali. Già questo potrebbe farci capire la grande qualità del giornalismo di oggi, infatti c'è una bella differenza tra dire gioco generato da un'intelligenza artificiale ed asset di un gioco generati da un'intelligenza artificiale. Un conto è dire che una mente in silico ha creato tutto il gioco, dal codice ai suoi contenuti artistici in senso stretto, un conto è dire che un cretino ha creato un codice di merda con Unity e ci ha messo dentro degli asset creati da delle intelligenze artificiali. In pratica questo titolo altro non è che una provocazione ed esaltazione della mediocrità, neanche tanto diversa dai vari simulator che anni fa popolavano Steam prima delle purghe di Valve. Voi mi direte, perché allora ci hai fatto una recensione sopra? Molto semplice. Perché la mia paura è che quello che anni fa avevamo visto con i suddetti simulator si ripeta oggi con le IA.
Io ho veramente paura che i titoli che verranno un giorno fatti bene utilizzando la IA possano essere affossati dagli store online in quanto ritenuti mediocri o peggio violanti la legge per i motivi che ho citato prima. Già all'epoca, come avevo già detto in altri video, con l'intenzione di colpire la merda si è fatto fuori gran parte del mercato indie, ma se affossiamo anche le IA allo stesso modo con questo finto moralismo per favorire i soliti AAA credo che staremo davvero perdendo il lume della ragione. Per non parlare del fatto che tecnicamente i contenuti creati dalle IA non possono né violare la privacy né tantomeno il copyright. Se una persona, una musica, un oggetto o un animale raffigurati a schermo in realtà non esistono, mi spiegate cari moralisti della cancel culture chi è la persona che ha i diritti violati? Qui qualcuno potrebbe controbattere dicendo che lo sviluppatore non ha chiesto ai proprietari dei dati il permesso per usarli nel training della rete neurale, ma anche su questo sono in feroce disaccordo su questa critica. Come io artista umano posso andare al museo, ammirare tanti quadri e poi provare a creare opere mie basandomi sulle conoscenze che ho acquisito dalle opere originali, perché non può farlo una macchina? In nessuno dei due casi sto usando pezzi delle opere originali per generare la mia. Altra critica che ritengo insensata è quella sul controllo della moralità delle IA. Se un'IA crea contenuti controversi come post-razzisti o pedopornografia non è colpa del software, ma è colpa di chi gli ha fornito dati di quel tipo come training. Se uso i post-razzisti di 4chan per creare contenuti di certo l'IA non mi genererà la Divina Commedia di Dante. D'altro canto se non so e non controllo a priori che dati do al mio software, non mi devo sorprendere se agli utenti possa dare anche le istruzioni su come costruire una bomba. In quest'ultimo caso o si fa un controllo stretto degli input al programma, cosa che le multinazionali dietro non vogliono certo fare per risparmiare, o si decentralizza lo sviluppo di questi software, cosa che alla lunga credo inevitabilmente avverrà visto che sono tutti open source, oppure semplicemente si lascia libertà di parola sia agli umani sia alle macchine e si impara ad usare come difesa sociale verso insulti e contenuti violenti non la censura, ma il discorso. Discutendo infatti non solo i violenti e gli estremisti prima o poi cadono in contraddizione svelando chi sono in realtà, ma anche le IA hanno vita breve. O volete davvero pensare che questo, fra virgolette, gioco generato dall'intelligenza artificiale, possa eguagliare capolavori videoludici come un Bioshock o un Fallout? Capolavori intramontabili come questi due titoli infatti hanno una cosa che neanche la più futuristica ed avanzata IA potrà mai creare. Un'IA non potrà mai creare un Bioshock o un Fallout perché le tematiche filosofiche e storiche che trattano questi giochi sono tipicamente umane. Mi spiego meglio. Lo sviluppatore che crea giochi di questo calibro non lo fa solo per intrattenere, ma anche per trasmettere un messaggio. Un messaggio, per essere trasmesso e creato, richiede una mente che abbia un suo punto di vista su un argomento. Le IA invece, anche se un giorno diventassero senzienti e avessero una loro opinione, comprenderebbero mai temi complessi ed umani come la politica o la filosofia? Che filosofia avrebbe una macchina pensante? Siamo sicuri che sarebbe qualcosa compatibile con la nostra filosofia? Per rimanere poi con i piedi per terra, i modelli attuali di IA alla fin fine possono creare contenuti solo simili a ciò che è stato usato per addestrarle, ma non possono crearci dei pensieri sopra. In altre parole, una musica creata da un'IA, per citare le parole di un musicista con cui parlavo tempo fa, non ha un'anima. Sebbene magari il ritmo possa essere perfetto ed orecchiabile, cosa mi trasmette quella musica? Un'IA, come molti musicisti ed artisti mediocri, non sa spiegare perché ha creato un'opera d'arte in un certo modo. Il vero artista invece ad ogni singola nota o pennellata è in grado di dare un senso. Voi mi direte, però le IA potrebbero essere usate per creare la musica o arte commerciale. E qui io vi dico, questo è solo un bene. Questo è a mio parere un bene perché la gente, per cercare di capire se un'opera d'arte è umana o no, magari inizierà ad acculturarsi e a cercare di capire il vero senso artistico di un'opera.
E, cari signori, la cultura non è quindi solo un efficacissimo e snobbato antidoto per cercare contenuti non umani creati da macchine, ma anche nei confronti dell'ignoranza e della manipolazione da parte dei potenti che, con la giusta dose di cultura, non possono più manipolare le masse utilizzando contenuti che, a ben pensarci, se sono creabili anche da una macchina, nei fatti non sono umani. Che differenza c'è fra un meme di Instagram o un manifesto con la faccia del politico di turno e qualunque meme generato da un'IA? Credo che in futuro forse saranno proprio le macchine, elevandosi per cercare di raggiungerci, a renderci più umani, facendoci scoprire la nostra vera umanità. E se vediamo le cose in questo modo, c'è da tremare pensando a chi l'IA vuole limitarle, perché nella loro etica censoria si intravedono ragioni che tutto sono tranne che etiche. Per concludere quindi, cosa mi piacerebbe vedere come vero gioco creato da un'intelligenza artificiale? Beh, credo che in futuro più che giochi creati interamente da IA, potremmo vedere titoli dove l'IA è usata come un pennello molto versatile piuttosto che come un cervello. Se già solo lo sviluppatore di questo titolo avesse incorporato nel gioco un generatore di immagini sempre diverse, invece che limitarsi ad inserire pochi asset creati in precedenza, avrebbe creato il puzzle game del secolo, invece che limitarsi a una squallida provocazione. D'altronde le IA per creare immagini da zero come Stable Diffusion sono tutte open source e gratuite. Che ci voleva ad incorporarle nel software? In alternativa si poteva anche dare istruzioni all'intelligenza artificiale da remoto, archiviare in un server di gioco le immagini così generate e passarle poi via internet a tutti i giocatori tramite il cloud di Steam. In questo modo il gioco può da un lato girare anche su sistemi datati e dall'altro non avere problemi per le licenze o per un eventuale iperutilizzo di un servizio esterno da parte dei singoli giocatori che lo subisserebbero di richieste se direttamente collegati al generatore. Altra idea interessante, visto che il gioco è incentrato sul rimorchiare ragazze, sarebbe a mio parere stata creare un eroge utilizzando generatori di pornografia virtuale come pornpen.ai. Se da un lato anche in questo caso avresti creato l'eroge del secolo, dall'altro a mio parere avresti usato un'IA per parlare in maniera molto forte di tematiche femministe come la discriminazione sull'apparenza estetica delle donne e di come questa, a ben pensarci, in realtà seguendo il ragionamento fatto prima, non è umana. Immaginatevi ad esempio un eroge stile poker, ambientato in un universo di prostituzione, dove ogni ragazza generata è racchiusa in una carta da gioco o è il piatto di una giocata. Sicuramente in molti griderebbero che il messaggio non sarebbe dei più etici, ma ragionando nel modo che vi ho illustrato prima, un titolo del genere può anche essere visto come un forte messaggio per chi considera le donne oggetti. E questo messaggio a ben vedere si applica a tutta la pornografia generata da intelligenze artificiali. Quelle donne, sebbene in apparenza umane, in realtà lo sono. E cosa si può dire di tutte quelle donne che di fatto stanno facendo quello che un giorno potrà essere sostituito da una macchina in siti come OnlyFans? La pornografia è qualcosa di umano? Se sì, in che limiti ed in che ambiti? E cosa si può dire di tutto ciò che usa il corpo femminile allo stesso modo ma in modo più ipocrita, come Instagram che censura i capezzoli ma di fatto si basa tutto su un'apparenza che ora anche una macchina può creare? Come potete vedere, anche sistemi molto controversi come questi in realtà aprirebbero un vaso di Pandora di quesiti e possibilità. Immaginate poi di usare un bot come ChatGPT per gestire i dialoghi con le ragazze in modo automatico ma sempre diverso ad ogni partita. In un gioco con le stesse tematiche di questo riusciresti davvero a rimorchiare avendo dall'altra parte un'IA similumana praticamente omnisciente e che è stata addestrata con milioni e milioni di testi provenienti da tutto il mondo. L'ultimo tipo interessante di generatore di media tramite IA che ho trovato è Refusion. Refusion è un sistema che genera immagini che poi sono convertite in musica tramite uno speciale algoritmo. In questo modo, mediante Stable Diffusion, si generano immagini che poi sono utilizzate per creare musica sempre diversa, in quanto queste pseudo immagini generate in realtà altro non sono che tabelle di dati. Immaginate di creare un rhythm game con questo algoritmo. Oppure con lo stesso sistema potreste ad esempio memorizzare modelli 3D di personaggi, oggetti, mappe o ambienti ed usare un algoritmo simile non per generare musica, ma qualunque cosa all'interno di un videogioco.
Tutti i servizi che ho citato per la generazione di media mediante IA li trovate in descrizione. Come potete vedere, le possibilità che le IA potrebbero aprire agli sviluppatori nel prossimo futuro sono davvero incredibili, e non vedo quindi l'ora di vedere finalmente un gioco fatto con, e non da, un IA sul mercato usando questi meccanismi. Spero solo che i moralisti della cancel culture oggi imperante e le grandi corporation non li mettano i bastoni fra le ruote, ma purtroppo credo che questo accadrà e quindi potremo solo sperare in pochi indie sconosciuti per vedere davvero questo mondo avverarsi. Sperando che il finale non sia questo, vi do il solito arrivederci nel futuro. Alla prossima.